corruzione. Ma ditemi, se noi le chiudiamo la porta ai migranti, se noi togliamo il lavoro e la dignità alla gente, come si chiama questo? La voce del Papa a Napoli è stato un segnale molto importante. Il Papa in questi due anni di pontificato ha scelto le periferie, quelle che lui ama tanto definire periferie esistenziali. Lo ha detto anche oggi a Napoli, no? Iniziando da Scampia, simbolicamente ripercorrendo i passi di San Giovanni Paolo II 25 anni fa, nel 1990. Anche Napoli in questo momento è una periferia per i problemi che il Papa ha messo alla luce, la disoccupazione innanzitutto, ma anche lo spaccio della droga. Ma lui ha fatto un appello molto importante alla buona politica, alle istituzioni, a essere vicino ai cittadini, quindi questa periferia che può risorgere e risorgere con le forze positive che la città ha. I logi di Napoli, è tempo di riscatto per Napoli. Questo è il mio augurio e la mia preghiera per una città che ha in sé tante potenzialità spirituali, culturali e umane. Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia. È importante a Napoli, che da sempre è aperto alle contaminazioni culturali, e da sempre il cuore multietnico dell'Italia. Questo Papa dà un messaggio importante a tutti, quello di fratellanza, di speranza, di amore e di pace. Palloncini gialli, blu, azzurri come la nostra bandiera, con una striscione con scritto Benedici Ucraina, che hanno fatto salire in aria, veramente è stata una cosa splendida. Questa mattina sono stato a Scampia e lì il Papa ha trovato, non so, io non conosco molto Napoli, no? Ma ho visto che forse è una zona un po' povera e lì lui era uno di più con loro. Loro non erano felici soltanto per vedere al Santo Padre, per essere lì con loro. Questo mi ha colpito, nel senso che tutto il popolo del Napoli è andato alla strada per salutare al Santo Padre. È una persona che dice le cose chiare. E per un giovane quello colpisce, no?